Alla Dispoli in Piazza Falcone si è tenuto il convegno Tutta la Verità sui vaccini, che ha visto in campo dei professionisti che credono in ciò che fanno, la dottoressa Antonietta Gatti e il dottor Stefano Montanari, che hanno dimostrato la pericolosità dei vaccini inquinati. Io non sono né contro né a favore, io sono di mestiere, faccio lo scienziato, ne pensiate di questa definizione, questo è quello che faccio da 45 anni, io mostro semplicemente dei dati di fatto, io non do mai opinioni, do solo dati di fatto e oggi darò dati di fatto. Sono dati sicuramente non assolutamente positivi? Sono non positivi per un motivo molto semplice, perché i vaccini sono stati passati per qualche cosa che non erano, che non sono e che non potranno mai essere, quindi non è il problema dei vaccini ma di come sono stati presentati, quindi chi usa i vaccini pensa di usare qualche cosa che in effetti non è, e io farò vedere quello che è in realtà. Io non sono espertissima di vaccini, sono un bioingegnere, ma ho fatto degli studi un po' particolari, nuovi, sulla contaminazione dei vaccini, cioè all'interno di questi vaccini ho trovato delle cose che non ci devono essere. E quindi da questo è partito poi tutto un discorso per cui siamo qui oggi, per esempio. Quello che manca è un controllo di qualità da parte delle ditte farmaceutiche sul prodotto finito. Il dottor Giampiero Viti, ex ospedaliero di Civitavecchia, ha espresso le sue convinzioni pro-vax, animando il dibattito con il pubblico. Io farei una prima distinzione. Il concetto del vaccino è un concetto ormai acclarato, cioè evitare una malattia previa alla stimolazione del sistema immunitario operata attraverso la somministrazione di anticorpi. Questa è, chi nega questo, nega l'evidenza, per cui nega la scienza. Alla Dispoli trionfa la verità, la democrazia e la scienza al servizio del benessere e della gente, ha detto a margine del convegno l'organizzatore, il dottor Raffaele Cavaliere. Noi non siamo contro i vaccini, noi siamo free vax, che significa che accettiamo le vaccinazioni intelligenti così come vengono fatte ai militari che utilizzano le monodosi. Oltretutto il problema non sono i vaccini, bensì le sostanze aggiunte ai vaccini che sono estremamente tossiche. Oggi ci sarà un convegno scientifico con il contraddittorio, perciò avremo dei medici pro-vax e abbiamo anche dei medici free-vax. Abbiamo due massimi esperti di questo argomento, la dottoressa Gatti e il dottor Montanari, che godono di fama internazionale.